Antonello Lupiani dunque si alza e sipario sulla settima edizione di Guardia Grele Opera, sarà il Festival della Rinascita. Grandi presenze, oggi in conferenza stampa ovviamente oltre ai componenti dell'associazione anche il sindaco Donatello Di Prinzio ed anche Maurizio Colasanti che è il direttore artistico. Sarà, oddio, propriamente possiamo chiamarlo il Festival della Rinascita perché in realtà noi non ci siamo mai fermati. Noi abbiamo fatto il festival anche l'anno scorso, fra l'altro un festival che anche l'anno scorso ha avuto un ottimo successo. Però insomma quest'anno sarà certamente più grande, avremo molti più spettacoli. E cominceremo domenica con un requiem, con il requiem di Mozart in cattedrale. È un evento importante perché abbiamo voluto, proprio per questo spirito di rinascita, questa voglia di rinascita che dici tu, dedicarlo sia alle vittime del Covid che purtroppo ci hanno lasciato, però anche a tutti gli operatori sanitari che in questo anno e mezzo tremendo che abbiamo passato si sono impegnati, si sono spesi con tutte le energie che avevano per salvare vite umane e per assicurare la salute di tutti noi abruzzesi, perché insomma siamo in Abruzzo principalmente. E domenica partiamo così. Avremo ospite il vescovo che prima celebrerà una messa e dopodiché assisterà al concerto, ovviamente concordato con lui, l'evento è concordato sia con lui che con il comune di Guardia Grele. Poi ha altri tantissimi importanti appuntamenti, adesso mi dispiacerebbe solo citarne alcuni perché poi magari sembra che gli altri siano meno importanti. Te ne voglio dire solo un paio perché sono rari. Uno è un concerto di Ildebrando d'Arcangelo, cioè Ildebrando d'Arcangelo, gli addetti ai lavori lo conoscono bene, è uno dei migliori baritoni al mondo, certamente il miglior baritono mozartiano al mondo. Lui farà un concerto a Guardia Grele. Tieni presente che in Italia ha fatto la Scala di Milano e farà Guardia Grele, perché in genere le sue performance le fa soprattutto all'estero, negli Stati Uniti, Germania, Corea, Giappone, e quindi questo per noi è un grandissimo privilegio avere un concerto di Ildebrando d'Arcangelo, che fra l'altro sarà un concerto racconto, perché oltre a cantare arie mozartiane ci dirà anche aneddoti riguardo la sua vita, i rapporti con il maestro Muti, con il maestro Abbado, con Pavarotti, quindi sarà un concerto racconto e credo che chi ci sarà rimarrà assolutamente soddisfatto di essere venuto a Guardia Grele. Ti devo dire che oggi abbiamo messo online la vendita dei biglietti, i primi 3 biglietti sono stati acquistati da 3 tedeschi che verranno a Guardia Grele a sentire Ildebrando d'Arcangelo, i primi 3. Esattamente un minuto dopo aver messo i biglietti online. Susanna Rigacci torna per la prima volta a cantare Ennio Morricone dopo la scomparsa del maestro con cui ha condiviso 20 anni di palcoscenico in giro per il mondo. Credo che sarà un momento emozionante per tutti coloro che l'ascolteranno, ma anche soprattutto per lei e per quanto lei fosse legata a Ennio Morricone sia umanamente che artisticamente. Ecco, questa è una cosa che io non mi vorrei mai perdere. Spero che la pensino così anche tutti coloro che verranno a sentirla il 13 di luglio. Direttore artistico Maurizio Colasanti, il cui cuore batte a Guardia Grele perché fa concerti ovunque, adesso che si può tornare a farli, però non manca questo appuntamento. Go, ricordiamolo, significa Guardia Grele Opera e fa di Guardia Grele una cittadina unica in questo senso. Ma sicuramente Go è l'acronimo di Guardia Grele Opera e allo stesso tempo vuole dire che Guardia Grele opera affinché la cultura possa essere promossa, non solo la cultura musicale, la cultura letteraria, la cultura teatrale, perché il nostro festival ormai abbraccia tutti i generi, ma soprattutto è un invito, go, venite a Guardia Grele perché ne vale la pena. E dobbiamo dire che molti si lasciano trascinare da questo spirito che c'è a Guardia Grele e vengono, abbassando notevolmente i costi di un'organizzazione del genere, che sarebbero notevolmente superiori. Se non ci fosse questa coesione dovuta all'amicizia con lei, con Susanna Rigacci. La presenza di Susanna Rigacci è una presenza fondamentale qui a Guardia Grele, lei non a caso cittadina onoraria. Sì, l'amicizia ma anche ormai la professionalità, il nostro gruppo sta crescendo, è un gruppo coeso, professionale e opera nel migliore dei modi affinché quello che viene pensato possa essere messo in pratica. Si parte il 27 con un bellissimo evento di cui ci ha parlato Antonello Lupiani, poi ce ne saranno tanti altri per concludersi.
Per concludersi, con due eventi importanti alla fine avremo, un omaggio a Pino Daniele e poi una serata dedicata a D'Annunzio. Ecco, come vedete il festival quest'anno abbraccia davvero tutti i generi, non solo musicali, perché avremo il pop di Pino Daniele, la musica colta classica sacra di Mozart, avremo Pulcinella di Stravinsky, due opere liriche, ma allo stesso tempo avremo anche il giornalista Marcello Veneziani che ci parlerà del suo Dante Nostro Padre, insomma un'estate da non perdere. Donatello Di Prinzio, sindaco di Guardiagrele, che ha ribadito l'interesse del comune per questo evento, quindi massimo sostegno. Sì, abbiamo confermato il sostegno del comune di Guardiagrele anche con qualcosa in più, perché vogliamo che questi tipi di eventi, che qualificano molto la città a livello culturale, la esaltano, siano sostenuti in ogni sua parte. Abbiamo voluto anche la presenza di un rappresentante dell'amministrazione comunale all'interno dell'associazione, proprio per collaborare insieme, non essere parte passiva ma essere parte attiva, e questo ha portato in questa settima edizione ad aumentare gli spettacoli e anche ad elevarne la caratura. È un progetto che vogliamo portare avanti anche nei prossimi anni. E così come ha richiesto l'associazione, così come stiamo organizzando anche noi come comune, cercare di trovare anche una degna sede per tutto l'anno per chi vuole fare teatro nella nostra città.